Ciao atleti e bentornati a un nuovo video del Mezzo Fondiere. Si sono appena conclusi gli europei Under 18 a Győr, nella accoglientissima Ungheria. Come sempre in questo genere di manifestazioni, l'atletica italiana giovanile ha fatto benissimo. Seconda nel medagliere con 4 ori, 4 argenti ed un bronzo, ma addirittura prima pari merito con la Gran Bretagna in quanto al numero di podi. Allora ho pensato bene di fare un po' di servizio pubblico raccontandovi una per una tutte le medaglie vinte dagli azzurrini in questa competizione. Non sarò molto dettagliato, la mia intenzione è quella di fare un breve riassunto su quello che magari vi sarei persi e di stuzzicare la vostra curiosità che potete sempre soddisfare sul sito della FIDRA che da questo punto di vista è estremamente completo. Partiamo in ordine cronologico dunque fin dalla giornata di giovedì in cui nella gara della 5 km di marcia femminile arriva un bellissimo quanto poco atteso bronzo. Simona Bertini. Diceva di essere venuta qua per fare esperienza, invece si prende la medaglia con il personal best di 24:18:80, anche sfruttando i guai con i giudici dell'avversario. Questo non sminuisce il risultato di Simona, che ha fatto valere la sua tecnica, e d'altra parte l'Italia è da sempre un pilastro nel mondo per quanto riguarda la tecnica e la costanza dei risultati. Ed infatti non solo nella gara femminile, ma il giorno successivo nella 10 km maschile arriva una doppietta straordinaria. A vincere, dopo una gara tattica e un gran bel forcing nel finale, è Davide Finocchietti. Il livornese Davide Finocchietti. Volete sapere la verità? Davide? È mio cugino. È mio cugino, grandissimo Davide, grande per le emozioni che ci hai fatto provare in famiglia. Ma non sei l'unico artefice del successo italiano perché proprio dietro di te con una bella volata si è piazzato Aldo Andrei. Ed eccovi qua insieme in una bellissima foto. Era il primo pomeriggio di venerdì, giornata che ci regala anche un'altra medaglia, l'argento di Carmelo Musci nel getto del peso, che già che c'era con 20:87 ha fatto anche la miglior prestazione italiana della categoria. Andiamo al sabato, che è a tutti gli effetti il giorno di Lorenzo Benati. Una gara straordinaria su 400 metri con partenza coraggiosa che lo vede difendere nell'ultimo rettilineo con tutte le sue forze la prima posizione. E ce la fa, di 2 centesimi. Un 46:85 che oltre a fargli cantare l'inno d'Italia lo fa scendere sotto i 47 secondi ed è la prima volta che un 16enne italiano riesce in questa impresa e a fargli siglare tra le altre cose il record dei campionati e la migliore prestazione italiana. Gran bottino di medaglie nella giornata di domenica in cui l'atletica italiana chiude col botto. Si comincia con un assai ventoso salto in lungo in cui Daniele Favro riesce a pescare un salto pazzesco a 7:29, seconda posizione. Anche se la vittoria era a 31 cm praticamente irraggiungibile. In questi casi in cui si è più vicino al terzo che al primo, è maggiore la soddisfazione del rimpianto. Sempre così. E quasi nello stesso momento, la finale dei 400 ostacoli femminili regalava ad Emma Silvestri un altro argento. 59:04, doppio personale per Emma che è veramente arrivata a questa manifestazione carica a pallettoni. Ed arriviamo al gran finale in cui le medaglie volano, volano anche perché non sono più per uno ma per quattro, stiamo parlando delle staffette. Staffette che in questi campionati, così come nei precedenti, seguivano il modello finlandese. Ovvero il primo frazionista fa 100 metri, il secondo ne fa 200, il terzo ne fa 300 e il quarto ne fa 400. Totale un chilometro di pura follia, in cui l'Italia però si è comportata benissimo sia al maschile che al femminile. A primeggiare tra le donne con la migliore prestazione italiana sono state Menchini, Cavalleri, Cappabianca e Gherardi. 2:07:46. Una gara in cui, a mio parere, per le azzurre non c'è mai stato niente da temere. Situazione simile, anche se leggerissimamente più complicata, per il quartetto maschile. Manini, Guglielmi, Rossi e ancora Benati. Anche qui oro con 1:53:01. Ed è festa azzurra. Un piccolo cenno a 3 quarte classificate che purtroppo si sono viste sfumare per un niente le loro medaglie. Sto parlando di Dalia Caddari nei 200 metri, Dea Peroni nel salto in alto e Diletta Fortuna nel lancio del disco. Quest'ultima era medaglia fino agli ultimi lanci. E poi chi manca tra quelli che escono sorridenti a questi campionati? Beh, sicuramente il nome più grande è Larissa Iapichino. Larissa che non è riuscita proprio a trovare il salto giusto nella finale del lungo. Lei che se avesse fatto il suo 6:38 avrebbe vinto con il record dei campionati. Non ti preoccupare Larissa, perché pensando a questa come la più grande delusione della tua carriera ti dimentichi tutto il futuro radioso che hai assicurato davanti. E dunque questa era l'estrema sintesi dei campionati europei di Győr. Qual è stato il vostro atleta, la vostra prestazione preferita? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Mettete un like se il video vi è piaciuto e condividetelo. Ciao atleti, io sono il Mezzo Fondiere e ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.